ho deciso di partecipare a questo concorso perché comunque unisce due mie grandi passioni, ecco, quello per l'arte figurativa in generale e anche ovviamente quello per la psicologia. E la foto che è stata premiata comunque credo che indichi proprio un aspetto della nostra società, della situazione, di una certa atmosfera che è quella del, effettivamente poi dell'assenza a volte dei bambini, di centri all'interno delle città dove si possa stare, ecco, e per i bambini giocare tranquillamente in libertà come quello del parco, a volte visto anche come un luogo problematico, ecco, con magari aspetti negativi. E quindi in questo caso indica proprio l'assenza di bambini che giocano in altalene che ci possono essere ancora. Questa foto, che ho deciso di intitolare Il tempo non ha luogo, riguarda un certo luogo, non luogo, che è la metropolitana, spesso molto affollato. E è venuto questo scatto con una signora anziana con questo sguardo anche un po' perso, quindi gli anziani, il tempo, io ho lavorato per anni anche con gli anziani, quindi l'ho trovata e la sento particolarmente significativa, ecco, uno scatto che è un po' venuto e mi dà proprio un senso comunque di periferia esistenziale, quindi anche qui di una certa magari potenzialmente solitudine che è quella a volte degli anziani, a volte dei bambini o delle fasce deboli.